Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento, dai luoghi della clausura di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi un episodio di Umberto Stefani, raccolto da Padre Marcellino Iasenzaniro. Lui racconta che il suo papà, Giuseppe, era molto devoto di Padre Pio, che conobbe nel dicembre del 1952, essendosi confessato proprio da lui. Nel gennaio del 1961 fu ricoverato nella clinica Santa Zita di Lucca e gli venne diagnosticato un male incurabile che non dava proprio speranze di guarigione, erano ridotte proprio ad un lumicino o nulla, nulla, scrive e racconta Umberto. Dopo mesi di sofferenza inaudita, fu proprio il papà che gli chiese di scendere a San Giovanni Rotondo per parlare con Padre Pio e chiedergli la grazia della guarigione. La sua famiglia, racconta Umberto, era in ottimi rapporti proprio con padre Onorato Marcucci, quindi trovandosi nel mese di settembre a passare proprio per la loro città, lui gliene parlò e gli chiese appunto questa possibilità, cioè scendere a San Giovanni Rotondo, fissare così un appuntamento e poter parlare con Padre Pio e chiedere di strappare questa grazia a Dio, la grazia della guarigione di suo papà. E così fu. Umberto venne accompagnato da Padre Onorato nella cella numero 1, ebbe modo di parlare con Padre Pio e dopo questo colloquio lui avvertì e percepì che comunque per suo papà forse non c'era nulla da fare. Umberto non racconta e non riporta le parole di Padre Pio, ma aveva capito che forse per il papà non c'era più nulla da fare. Umberto, tornato a Lucca, assicurò al papà la benedizione e la preghiera di Padre Pio e aveva anche parlato del suo interessamento, un interessamento particolare che si andò a manifestare in modo fattivo e tangibile, oltre ogni immaginazione, possiamo proprio dir così, perché i giorni passavano e il 20 settembre del 1961, la vigilia della morte del papà di Umberto, proprio la mattina la mamma si portò in clinica a Lucca e venne fermata da una infermiera che era di turno e che subito le chiese: signora, ma chi è il frate che è andato via proprio poco fa dalla stanza di suo marito? Al che la mamma di Umberto prima risponde imbarazzata: non so chi sia, ma poi subito dice: sicuramente sarà un cappellano. L'infermiera subito ribatte: no, non si tratta di un cappellano perché li conosco tutti, si tratta di un frate che non ho mai visto qui, è la prima volta che ho visto, proprio l'ho incrociato poco fa mentre lei stava arrivando. La mamma di Umberto appena entra nella stanza vede il marito quasi sorridente, però era sempre sotto morfina, quindi i dolori erano lancinanti, le sofferenze atroci. Ha solo l'opportunità di avvicinarsi all'orecchio della moglie e bisbigliare alcune parole. Le dice, sai, questa notte è stato qui Padre Pio, siamo stati insieme per tutta la notte e mi ha sollevato, mi ha dato benedizioni, ma soprattutto abbiamo pregato insieme. Sono proprio contento perché spero nella guarigione. Ecco, continuava a sperare Giuseppe Stefani nella guarigione, che in effetti non è arrivata perché poi dopo lui è deceduto dopo qualche ora. Ma questo sta a significare quanto era importante per i suoi figli spirituali la presenza, la costanza e l'accompagnamento di Padre Pio, perché era quella risposta di Padre Pio alla loro domanda: assistetemi nel momento della mia morte.